Signor Presidente, signori consiglieri, amiche e amici, signor ambasciatore. Saluto questo Consiglio Comunale con la convinzione di chi sa che se la scelta di decretare la nascita di uno Stato palestinese toccasse ai popoli del mondo e non ai governi, la Palestina oggi sarebbe già uno Stato. Saluto questo Consiglio con la convinzione che la nascita di uno Stato palestinese possa essere la migliore ipoteca per lo Stato di Israele sulla propria affermazione a esistere e sulla propria prosperità. Sono felice che la bandiera della Palestina sventoli oggi al cielo di Parigi al fianco delle altre dinanzi alla sede dell'UNESCO. Sono felice che l'iniziativa diplomatica torni, anche se solo in forma rappresentativa, agli enti locali. È un passaggio affinché ci sia maggior sintesi fra il sentire delle popolazioni e le scelte dei governi. Al contempo voglio rivendicare la tradizione che il nostro Paese vanta in solidarietà del popolo palestinese. Lo voglio fare ricordando il Presidente della Repubblica che più di tutti sostenne un popolo martoriato da continui massacri in tutta la sua drammatica diaspora, Sandro Pertini. La storia della Palestina da molti viene letta come l'ingiusto risarcimento dato alla popolazione ebraica del mondo per l'immane tragedia che è stata lo sterminio. Ingiusto perché la Shoah è la irreparabile tragedia di cui la responsabilità è attribuibile solo a noi europei. I palestinesi nel continuo diniego di uno Stato rappresentano il secondo popolo martoriato. Ma un dato che l'Europa e l'Occidente deve assumere è che non è giusto concepire la continua ripetibilità di un male relativo per la presunta non ripetibilità di un male considerato assoluto. Il male assoluto nella sua autenticità e non è tollerabile mai. È maturo il tempo perché il male venga bandito da una parte e dall'altra. È maturo il tempo perché il popolo palestinese viva prospero in uno Stato confinante con uno Stato altrettanto prospero, Israele. Auspico un giorno in cui i palestinesi e israeliani non facciano più notizia, quasi come lussemburghesi e belgi. Le primavere sparse nel mondo chiedono questo, lo chiede il popolo, lo chiede il mondo. Il diritto alla sicurezza dello Stato di Israele passa oggi per il riconoscimento di uno Stato sovrano palestinese. Napoli nel suo piccolo di una città, nel suo grande per le molteplici componenti che la formano, vanta una tradizione significativa di solidarietà con il popolo palestinese. Penso alle precedenti amministrazioni che hanno intrapreso azioni significative con importanti città della Cisgiordania. Torna a centrare il ruolo dei comuni, divenne importante il ruolo dell'ANCI. Qui voglio affermare che questa amministrazione tratterà la Palestina e la sua rappresentanza in Italia come fosse uno Stato. Lo farà in ogni occasione utile. L'amministrazione ha deciso di supportare la società palestinese e la sua autorità nazionale, relazionandosi direttamente con tre importanti municipalità, Nablus, Ramallah e Betlemme. Per la città di Nablus abbiamo programmato un intervento nell'ambito sanitario, forniremo le istituzioni locali di un ecocardiografo portatile per poter fare diagnosi di patologie cardiache in loco. I bambini a cui verranno riscontrate patologie gravi verranno poi operati a Napoli. Sempre con le istituzioni sanitarie di Nablus programmeremo nella nostra città occasioni per la formazione di personale paramedico. Con la municipalità di Ramallah e l'Università di Birzeit stiamo stilando un progetto affinché il Comune di Napoli contribuisca all'apertura di un polo museale scientifico. Con la città di Betlemme intendiamo aprire un canale fra la locale Camera di Commercio e la nostra al fine di inserire l'artigianato palestinese all'interno della nostra rete commerciale. Assistenza sanitaria, formazione, incentivo al commercio, questi tre ambiti che riteniamo proficui per il consolidamento delle istituzioni palestinesi e per lo sviluppo della società palestinese. Questi tre interventi per noi necessari al fine di abbattere gli embarghi informali che attanagliano la società palestinese. La crisi finanziaria e le manovre economiche del governo centrale non aiutano i comuni ad elaborare una seria e proficua programmazione per la cooperazione decentrata. Il nostro programma di intervento per la Palestina è stilato con la sinergia del mondo industriale, della Camera di Commercio, dell'Università Federico II, l'Orientale, il suo Rosso Latte in Casa, l'Ospedale Santo Polo, la sua fondazione, associazioni e comunità. Ed oggi voglio ringraziare e salutare tutti quei volontari, a cominciare dalla napoletana Rosa Schiano, che sono forza di interposizione umana nella striscia di Gaza per evitare violenze a cittadini inermi e indifesi. A
questi enti va il mio vivo ringraziamento per l'azione che hanno deciso di intraprendere insieme al Comune di Napoli. Allargheremo presto il tavolo ai sindacati e alle altre fondazioni, convinti del fatto che la sinergia è indispensabile soprattutto in un momento di crisi. Oltre a queste istituzioni, per noi partner fondamentale la comunità palestinese di Napoli. Personalmente considero questa comunità un punto di riferimento per la vita culturale della città, per la promozione della pace e dei diritti del mondo. Figli di una diaspora considerata dalla storia minore, la comunità palestinese ha portato a Napoli scrittori, artisti, intellettuali, personalità politiche. Veicolo culturale di straordinaria vitalità, la comunità palestinese ha contribuito alla crescita di migliaia di giovani di questa città e del meridione del paese giunti a Napoli per gli studi universitari. Con soddisfazione posso affermare che con loro l'amministrazione progetta le iniziative di solidarietà e cooperazione con le municipalità e le università palestinesi. Ringrazio anche la Regione per essere oggi qui, ringrazio il Presidente dell'ANCI. Caro ambasciatore palestinese, per noi, per questo Consiglio, siete rappresentanti dello Stato.